nuova qui in Canavese, un'infiorata. Sì, si è voluto diciamo promuovere questa iniziativa che nella zona non era ancora comunque conosciuta e diciamo presente sul territorio e niente, con l'occasione della Fiera del Buon Gusto abbiamo voluto iniziare diciamo questa nuova idea di diciamo di rappresentazione artistica, perché poi alla fine diventa una vera e propria installazione d'arte anche comunque col petali, col colore e con i fiori. Sono state utilizzate quasi dalle 800 alle 900 rose spetalate tutte al momento dell'installazione e niente, speriamo che sia un inizio per un diciamo degli input di partenza per nuove prospettive. Quanto tempo ci è voluto per realizzarla? Allora, un'intera giornata per fare il disegno, rappresentato a terra con il gesso e poi tutto contornato con la terra che faceva il disegno del terriccio. E poi ieri l'intera giornata per la posa dei petali, l'identificazione anche dei colori, delle zone, per dare l'effetto anche un po' delle sfumature coi petali e tutto quanto. Quindi una prima edizione che si ripeterà? La prima edizione, sì, speriamo che questa sia stata la nostra prima edizione come la prima infiorata del Canavese, ce l'abbiamo qua a Salassa e chissà, una prima di tante, speriamo. Sempre a Salassa? Beh, noi siamo partiti qua, ora adesso avremo poi un appuntamento noi come realizzatori anche a Venaria a maggio per già un evento dedicato ai fiori e vediamo, chi lo sa, se riusciamo. Salassa sì, visto il successo che ha avuto comunque riporteremo di nuovo questa cosa. Oggi qui Salassa, in occasione della Fiera del Buon Gusto, in occasione dell'infiorata, anche una mostra di quadri. Precisamente, sono stata invitata dal Circolo degli Artisti e dal carissimo Christian del negozio di fiori ed è un piacere per me essere qui in questa occasione dove c'è veramente convivialità e poi vedo una grande partecipazione del pubblico che apprezza delle manifestazioni che sappiano portare anche l'arte a contatto della gente. I quadri escono dalle gallerie, escono dagli ambienti dove è più difficile entrare e sono di facile fruibilità. E in questo contesto ringrazio anche gli organizzatori e voi. Thank you.